giovedì 1 settembre 2016, buongiorno a tutti e ben ritrovati con l'edizione del pranzo con l'informazione di Milano All News. Io sono Anastasia Basso e adesso vediamo le notizie principali. Nei prossimi giorni il Comune di Milano invierà alla città di Amatrice una tenso struttura completa di arredi che fungerà da sede provvisoria del comune colpito dal sisma. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Sala, che ha spiegato come questa iniziativa, promossa in accordo con l'ANCI, rappresenta un gesto molto importante per la rinascita del comune di Amatrice. La struttura sarà consegnata tra il weekend e l'inizio della prossima settimana e sarà resa immediatamente operativa per consentire l'immediata ripresa delle operazioni di servizio. Saranno inoltre inviati anche alcuni dipendenti del Comune di Milano, circa una ventina di persone, per offrire supporto nelle attività tecniche e amministrative. E rimaniamo in tema: questa sera dalle 18 fino a tarda notte Amatriciana Solidale Indarsera, l'iniziativa organizzata dalla Croce Rossa insieme a diversi sindacati e organizzazioni di volontariato per aiutare le popolazioni colpite dal sisma nel centro Italia. Questa sera, infatti, dalle 18 fino a tarda notte saranno serviti piatti di pasta preparati da ristoranti milanesi specializzati in cucina laziale. Sarà anche possibile ordinare pasti a domicilio e chiedere di farsi preparare una matriciana vegan. Il tutto grazie al lavoro di più di 100 volontari. Ancora da stabilire, il prezzo potrebbe essere di 10 euro a persona o offerta libera. Certo è che il ricavato sarà devoluto interamente a favore delle persone che hanno perso tutto dopo il terremoto dello scorso mercoledì. Pavimenti tattili per i non vedenti, è questa la nuova idea per l'ospedale di Garbagnate milanesi. Si tratta di superfici che consentiranno la realizzazione di itinerari guidati che permetteranno ai non vedenti di individuare ogni punto di interesse. Le corsie realizzate in materiale plastico di colore rosso saranno in grado di parlare attraverso le superfici, che permetteranno così ai non vedenti di riconoscere anche eventuali pericoli. I percorsi iniziano già all'esterno dell'ospedale, in prossimità della fermata dell'autobus, così da introdurre i visitatori in sicurezza fin nel cuore della struttura ospedaliera. E l'arcivescovo di Milano, Angelo Scola, ha annunciato che il 7 novembre, in occasione del suo 75esimo compleanno, presenterà le dimissioni. La Chiesa Cattolica infatti prevede che sacerdoti e vescovi, al compimento dei 75 anni, lascino il loro ruolo ai più giovani. Spetterà poi al Papa decidere sui tempi della successione alla guida della Chiesa ambrosiana. La notizia è stata data al termine dell'incontro con i profughi ospiti della parrocchia della Beata Vergine Assunta di Bruzzano, quartiere alla periferia nord di Milano, dove è in fase conclusiva un progetto di accoglienza estiva. Questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo di averci seguito e vi invitiamo alla prossima edizione serale di Milano All News. Buona giornata e arrivederci!